e sulla riduzione dei costi della politica stabiliti in Regione Lombardia. Abbiamo seguito la conferenza stampa di cui sentiamo gli interventi del capogruppo della Lega Nord Massimiliano Romeo e di quello della lista Maroni Presidente Stefano Bruno Galli. Oltre all'intervista l'assessore all'economia lombarda Massimo Garavaglia. Assessore Garavaglia, come previsto in breve tempo il tavolo congiunto Giunta e Consiglio è arrivato a una legge sui costi della politica. Ci spiega quali sono i risparmi e quali sono le voci di spesa su cui si risparmia? Ma i risparmi sono notevoli perché rispetto al sistema precedente si dimezza sostanzialmente il costo. Già prima la Lombardia era la regione che costava meno sotto questo punto di vista. Il costo degli organi istituzionali lombardi prima era sotto i 3 euro, 2,07 euro pro capite. Adesso arriva a 1,03 euro pro capite. È di gran lunga il costo più basso a livello nazionale. La media è 10 volte tanto. Per capirci, con punte molto più elevate. Per cui sotto questo aspetto Regione Lombardia ha fatto un'operazione di enorme risparmio di risorse. Oddio, alla fine su un bilancio di 21.000 milioni, 10 milioni di risparmio sembra veramente poco. Però il segnale è importante, è vero che 10 milioni su 21.000 sono pochi, però è un segnale che va nella giusta direzione. Non ci sono più i rimborsi dei gruppi e dei consiglieri, quindi non ci saranno più gli scandali. Non ci sono più le indennità di missione, non c'è il trattamento di fine rapporto, non c'è l'assegno di fine mandato e il consigliere regionale lombardo è quello che costerà meno di tutti quanti i consiglieri regionali d'Italia. E rispetto a prima, quanto guadagna di meno un consigliere lombardo? E questo è difficile dirlo perché prima c'era anche il meccanismo dei rimborsi che aumentava il costo. Diciamo che rispetto agli altri, ai consiglieri delle altre regioni, c'è stata un'ulteriore decurtazione del 5%. Insomma, penso che più di così proprio non si poteva fare. Segnalo due cose fondamentali: essere riusciti a stare sotto il tetto massimo stabilito dalla legge nazionale, cosa che tante altre regioni fatto, e soprattutto cosa che nessuna regione di quelle che hanno già fatto la legge, quasi tutte, è importante, di quasi il dimezzamento delle spese di funzionamento dei gruppi. Questi sono due elementi che caratterizzano ulteriormente quello che la regione Lombardia è riuscita a fare rispetto a tante altre regioni, come diceva il Presidente, più piccole come abitanti, e c'è oltre al fatto, sommerato anche da Fieri, che sono l'unica regione che ha eliminato già da tempo per credito di fine mandato. Ci sono almeno tre cose rapide da sottolineare. La prima è stata in qualche modo toccata da chi mi ha preceduto, però diciamo che abbiamo dato un taglio decisivo al tema dei costi della politica senza incidere più di tanto sui costi della democrazia. Secondo tema da sottolineare è la leadership ancora una volta di Regione Lombardia, che si conferma rispetto alla tabella che vedete alle mie spalle, Regione Virtuosa. Anche la lista Maroni, ultima dichiarazione, è presente, sensibile al tema della riduzione degli stipendi del personale che lavora nelle società compartecipate di Regione Lombardia, eccetera, perché proprio interventi in tal senso sono stati